L'idea che noi ci battevamo era per un miglioramento di vita, per una liberazione e un po' più di benessere nei confronti dei padroni. Mi chiamo Lanzarini Liliana, nata a Monteveglio il 2 aprile 1925. Sono venuta a abitare ad Anzola nel 1936 e tuttora abito Anzola. Di Monteveglio ricordo solo quando i fascisti venivano a buttare l'aria la casa di mio papà, perché mio papà era stato consigliere socialista e poi nel 1922, quando è nato il Partito Comunista, il mio papà si è iscritto al Partito Comunista. Ha vissuto fino ai 78 anni sempre di quell'idea. Eravamo a scuola, io, mio cugino, quello che hanno ucciso i tedeschi, e mia cugina, la figlia di quello che è morto in Francia. C'era una maestra che per piccola cosa ci mandava fuori. Allora una volta mio cugino gli dice: perché lei si mette sempre fuori noi? Perché siete figli di bolscevichi. Quello lì non lo dimentico. Metteva fuori da scuola, piccola cosa che facevamo, lui ci mandava fuori dalla scuola, su a Murano, di Stiore di Monteveglio. Davamo scuola lassù, e la maestra si chiamava Matilde Romagnoli. Lei, la sua vendetta, perché era una fascista, la sua vendetta era mandarci fuori e bocciarci a scuola tutti e tre. Con lei non è mai, perché era indimenticabile, e mio padre, non reclamare, le disse: lo so il perché lei mette fuori mia figlia e i miei nipoti, e so anche il motivo, e so anche che li ha bocciati perché sono figli, sì, sono figli di gente antifascista. Eravamo a sbattere la canapa in campagna, dice: datevi, adesso cantiamo. Piano, cantavamo l'inno dei lavoratori, l'internazionale. Lui ci insegnava. E il mio papà, io ero molto attaccata, perché tante cose ho imparato da lui, tante. Ed è rimasto per me una persona indimenticabile. Mi ricordo che diceva di non tradire mai la classe operaia, mai, di non essere completamente servitori dei padroni, fare il suo dovere con onestà e non fare cose fatte male andando avanti così. Avevo 15 anni, qui mio papà mi ha incominciato a spiegare tutto, perché noi avevamo portato un carro accomodare, un attrezzo con... E allora mi dice mio padre: ho il dubbio che dentro alla cassa, perché il carro era fatto alla lunga così, e dentro c'era una cassa che ci mettevano i bercoli, i chamevan, e poi c'era i cavecci, per modo di mettere i covoni del grano. E allora lui dice: dentro là, Liliana, io ricordo, perché mio papà c'è morto un fratello in Francia a causa del fascismo. E dice mio padre: guarda Liliana, che abbiamo portato il carro là, dentro la cassetta ci deve essere tutta la stampa di mio fratello. Difatti, con buone maniere, io avevo la borsa e lui, qui a Anzola, dove hanno fatto quel palazzo lì, c'era un falegname che si chiamava Luigi Collina. Me via la sporta, mi papà forse tirando avanti e indietro così, li avevamo presi tutti. Erano libri di propaganda. Ricordo un'altra cosa, avevo un cugino che era infermiere al Rizzoli. È partito per la Spagna, garibaldino, è morto, Baesi Giovanni, che nel libro dalle montagne alla pianura, deve essere così,
perché c'è anche il nome di mio cugino, quello che hanno ucciso su, per andare su a Monte Maggiore. Un mio cugino della mia età, di 19 anni, l'hanno ucciso in un'imboscata, che era partigiano, su con la Stella Rossa, e andava a casa dai suoi genitori, da mio zio. Lo videro delle spie e la sera dopo l'hanno ucciso. Sì, anche i miei zii, adesso non li ho più, perché non ho più nemmeno i miei genitori, ma i cugini sono ancora tuttora, i miei cugini che ho, sono ancora tuttora come siamo noi. La tradizione l'abbiamo tenuta su. Anzola vivevamo un po' meglio, per i fascisti, vivevamo un po' meglio. Poca tresca con tutti, ma vivevamo meglio. E qui a Anzola ho fatto una scuola solo, non sono mai andata vestita, perché come i miei fratelli non andavano vestiti da fascista, fare il premilitare, e uno, quello che era stato nel sesto bersaglieri, era un pezzo di un uomo, ha preso 2 o 3 calci nel sedere dal figlio del fattore di Meloni, che noi abitavamo sotto Meloni. La voce di Mussolini, purtroppo, lo sentite? Quando ha dichiarato guerra, eravamo alla bar della Canapa, e le ricordo che lo diceva uno che era un fascista, lì, che aveva dichiarato guerra contro i tedeschi, perché quando hanno dichiarato guerra, hanno dichiarato contro i tedeschi, perché si era messo con l'Inghilterra e la Francia. Dopo, l'8 settembre, è stato il tradimento, come dicevano i tedeschi, ma la guerra il peggio è stato loro. Però per noi, per la mia famiglia, il peggio è stato anche prima, perché un fratello in Russia, uno in Jugoslavia, poi quello che era in Jugoslavia è rimasto prigioniero, è venuto dai tedeschi, è venuto a casa dopo la liberazione, il marito della Clara. C'è stato un po' di trambusto in casa nostra. Che potere aveva? Aveva il potere che quando si vendeva la roba, il grano, la canapa, lui aveva i soldi, e noi per mangiare, per spendere qualcosa, dovevamo. Mio papà andava a chiedere ogni tanto qualche soldo per la famiglia, per prendere le scarpe, per prendere quello che ci voleva in casa. Erano nostri, ma ce li davano poco alla volta così, perché li avevano in mano loro. Se vendevano il grano e la canapa, loro avevano i soldi li tiravano loro. In tempo di guerra, le racconto come ero vestita, che adesso le ragazzine, scusatemi, però lo dico, che ho avuto una nipote anch'io fino al 18 aprile, non era esigente molto, però lo dico, lei andava vestita bene. Io di quell'età, che è della mia nipotina, aveva di socli, di lagnini, pipodo, tempo di guerra, si erano rotti, mio papà me li aveva accomodati con del fil di ferro. Tutta la mia ricchezza era quella. E i vestiti, avevamo disfatto dei cose, dei materassi, che erano rigati. Io avevo tinti di blu e di rosso, avevo 2 grembiuli così. Per gli occhi ci mettevano 2 bottoni, nella bocca ci mettevano un altro bottone, poi lo tingevano con della carta rossa. E poi, perché io ero la più piccolina, mi facevano quel regalo lì. Ma non ho mai avuto un giocattolo, non ho mai avuto una bambola, mai, mai. Umiliazioni e povertà avevamo. Io vedevo il mio papà che veniva a Stoccolina a portarle dei giornali, a prendere i soldi. Sì, lui tutti i mesi dava 5 lire, perché erano 5 lire, ma allora li dava a Stoccolina per il Soccorso Rosso. Le spiegazioni me le ha fatte per aiutare e per la stampa del Partito Comunista. Uno diceva l'altro, si imparava tutto. Non c'era televisione, non c'era radio, perché la televisione è nata dopo, ma nemmeno la radio.
sparava, poi uno, noi venivano a prendere il latte da noi, tanti braccianti lì. Io prendevo. Hai sentito la tal cosa, hai sentito la tal altra, si imparavano le cose per così. L'aveva fatto un mio cognato, l'avevamo messa nel, dove, lo scarico del secchiaio per sentire meglio. Allora operava lui. Ricordo quando il generale Alexander vi dice di sciogliere la Stella Rossa ai partigiani perché non venivano avanti. Quello lì sì che l'ho sentito, il resto no. 25 luglio, momenti, sono andata anch'io. Noi avevamo attaccato alla casa. L'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Allora io con mio padre abbiamo incominciato a sverniciare. Sì, c'era proprio quella dicitura lì, perché il fondo era di meloni. C'era, non è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende, in grande, scritto nella stalla, che dava nel cortile. E allora io e mio padre, con della vernice, abbiamo rimbrattato tutto. La guerra l'abbiamo subita perché c'erano i bombardamenti. In più abitavamo sotto la ferrovia. Una notte i tedeschi hanno fatto saltare il treno, venuto giù vicino alla casa, come da qui arrivare nella Via Emilia. Però non hanno fatto niente lì i tedeschi. I partigiani andavano a prendere le munizioni, poi le portavano fra il mio campo, il campo che lavoravamo noi, e l'altro di un'altra famiglia che si chiamava Cotti, e seppellivano la munizione. Però il carretto da portare la munizione venivano a prendere da noi. Un ragazzo di Lavino di Mezzo, che si chiamava Rimondini Walter, che è venuto lì, che l'ha chiamato mio fratello, ed era su nel fienile. E quello lì è stato lì un 15-20 giorni, poi è andato su con la Stella Rossa. Quello lì non l'ho portato via io. Io ho portato via solo tre carabinieri, bicicletta, li portavo da Dall'Oglio e poi venivo a casa. Dopo un pezzo ho portato via l'altro, poi venivo a casa, poi dopo l'altro. Quello di Reggio Emilia non abbiamo più saputo niente, ma quegli altri due ci sono venuti a trovare 4-5 anni dopo la liberazione. Quando veniva Nerio Nannetti, io stavo lì con loro, con lui. Venivano gli altri partigiani, veniva Bolognini, non so se l'avete sentito nominare, con la sua ragazza che era una staffetta. Io stavo lì, ascoltavo. Ricordo che volevano la liberazione d'Italia, volevano. Ricordi particolari quando si sciolse la Stella Rossa, che tre partigiani vennero giù. Vennero a casa nostra e poi durante uno c'è ancora, uno è morto, ma uno c'è ancora, abita a Bologna, si chiama Bonfiglioli Leopoldo, e sono stati dentro in casa un giorno e una notte, poi dopo sono andati in campagna, sono andati in una, c'era la siepe nostra, e è un fosso, poi c'era la siepe di quelli di Cotti, allora loro andavano. Per questa, stavano in questa siepe. Noi avevamo anche degli sfollati e abbiamo avuto anche i tedeschi. Abbiamo avuto i tedeschi in casa e Nerio Nannetti mi provò ad accomodarmi una bicicletta per me, mettendogli invece del copertone, ci metteva un coso di corda. Ricordo che io rubavo le bistecche poi, cotte e poi andavo a mangiarle là con lui, perché i tedeschi erano e la casa dove eravamo noi era molto grande. C'era 7 camere, la loggia, la lavanderia, la cucina, la scialetta. Allora lui era in scialetta a accomodarmi la bicicletta. Io rubavo le bistecche e poi le mangiavamo, perché la fame l'aveva. La fame l'ha patita molto, perché i fascisti di Anzola ci presero gli ultimi quintali di grano, allora ci ha dato qualcosa in
il padre di quel ragazzo di Rimondini lì ci portò mezzo quintale di grano e così fra patate e quello lì mangiavamo, però delle patate ne ho mangiate tante che quando le fanno in casa mia non le voglio. Ma tante, quante patate, le bollivo per i maiali, poi ne mangiavo anch'io. Non c'era altro. C'era i rifugi in campagna, ce n'era due. Uno che per sopra ci avevamo seminato il grano e l'altro era in un filare di pioppe, c'era il rifugio, fatto così, così e così. Che una volta ci siamo trovati, la mia famiglia, degli sfollati, dei fascisti e dei tedeschi e due partigiani. Quando siamo usciti, ognuno andava per la sua tre. So che tanti venivano a casa nostra, tanti. Oltretutto c'era anche un gruppo di Calderara che veniva a casa mia, che lì guidava Bruno Corticelli e uno che ci dicevano Tagliadella, ma io non so il nome, ci dicevano quel nome lì, ma io quello lì non sapevo il nome. Ma di Bruno Corticelli sì, perché veniva spesso e poi eravamo rimasti amici per mezzo di mia cognata, la Nadalini. Le donne portavano da mangiare, ce n'era tante, anche la mamma di mio marito, che era in famiglia da baroni. Non so se li avete sentito nominare, Baroni Guido, che qui a Anzola c'è ancora mio marito e lui. Loro facevano finta di andare a fare l'erba per i conigli, raccogliere i radichi, dicevano state attenti che c'è i tedeschi, al contrario dentro la borsa l'avevano nel paniere, avevano il mangiare. Ci faceva il possibile per salvarli, veramente, faceva il possibile. Tante famiglie hanno fatto tanto qui a Anzola, anche quelle che forse non sono state nominate, veramente. Io sapevo di Baroni, io sapevo di Cotti, tutte quelle famiglie che avevano, e c'era un ragazzo anche che era scappato, questo era il nostro campo, lì c'era il suo, era fra la canapa, io lo vedevo tutte le volte che andavo in campagna e lui mi vedeva, però facevamo finta, tanto lui come io, che non esistesse, per non dare nell'occhio. A tanti, perché era una zona che c'era tanti sfollati lì da noi, che vennero, quando c'è stato il primo bombardamento di Bologna, in via Gucchi, 4-5 famiglie sono venute lì nei paraggi dove abitavo io. E allora si aveva paura, avevamo paura che se ci fermavamo a parlare, anche lui fra la canapa e noi lavorando, che fossimo notati, perché c'era sempre i tedeschi da torno, sempre, perché c'era la ferrovia, andavano sul voltone della ferrovia, c'era sempre uno di guardia. Allora quelle cose lì le notavamo tutti, però c'era più fratellanza di adesso, mi vuol permettere di dirlo, ci volevamo più bene, ci avvisavamo. Io ricordo che mio fratello, quello che ho ancora, quello che è venuto dalla Russia, ferito, andò fuori poverino per vedere se arrivava per attraverso i campi dalla famiglia di mia cognata, ma non è riuscito perché era già cerchiata la casa. Noi ci aiutavamo molto assieme, noi non siamo stati scoperti, perché Lambertini, quello che ha scoperto tutto il posto, i partigiani di Anzola e la casa di mia cognata, è venuto nel cortile nostro. Chiese mio padre se sapeva dove erano le munizioni. Mio padre gli disse, lo dico in italiano, ma lui lo dice in dialetto, io non so niente, sono già vecchio, io non so niente. Volevano che andassi sulla ferrovia a disfare un vagone perché non avevamo più legna. Allora io mi sono ribellata un pochino. Mia sorella, quella che era incinta, lasciatela stare,
No, lei deve andare sulla ferrovia a fare legna. Allora mio padre ha detto, ci vado io, lei non è normale, è matta. Non è normale, è matta. Allora mi guardava, quando mi passavano dietro facevano plem plem. Quello lì lo ricordo. Era un particolare che glielo volevo dire, mi sfuggiva. No, me No, lo ma però è un'umiliazione. Perché mi rideva Andrea, ecco, mi diridevano. Dalla liberazione di Anzola ricordo solo un particolare che io volevo venire a vedere. Mio papà non ha voluto. E quando hanno liberato noi, io ero nella stalla a mungere una mucca. Ho visto dei soldati che non erano tedeschi. Allora io mi sentii al secchio, poi ci ho guardato, hanno detto che erano americani. Però le posso dire una cosa? Noi avevamo nascosto nella camera dove dormivano le mie sorelle, due o tre salami, quello che c'era rimasto, una pancettina, ce l'hanno rubata loro. Mi ricordo un'altra faccenda, la notte della liberazione nostra là, era stato liberato anche Anzola, un apparecchio tedesco. 8-10 bombe da attorno a casa, dei buchi tremendi, quella ha avuto paura, quella lì sì che ha avuto paura, perché si vedeva l'apparecchio e non era italiano, non era. Sì, hanno incominciato poi a spararci, e gli americani che erano, prima di arrivare dalla ferrovia, si erano fermati in un campo e hanno incominciato a spararci, così c'era, gli spari dell'antiaerea. E loro che buttavano, ma delle buche nel campo, delle buche che erano tremende, quello lì ricordo bene. Lì hanno bombardato anche per la liberazione, perché venivano le bombe, venivano le bombe, non di aeroplani, quelle lì, venivano le bombe di canone. Tanti morti non sarebbero successi. Tanti morti, se gli americani fossero stati più onesti, tanti morti non sarebbero successi. Perché quelli sui colli di Paderno per me non c'erano. Ci sarebbero morti lo stesso tanti, però quello gli è stata una cosa che è stata bestiale. E per me è stata una. Per la mia opinione mia, agli americani ci dava fastidio. E i partigiani e il Partito Comunista, per conto mio, dico la mia opinione, non so l'opinione di tutti, la mia. Hanno rallentato, hanno dato campo ai tedeschi di fare quello che hanno fatto, portando i deportati, quelli che hanno ucciso in tanti posti qua, che ne hanno ucciso a mucchi, perché ne hanno ucciso a mucchi, non solo di Anzola, non solo di San Giovanni, non solo. Ce ne hanno ucciso da tutte le parti. Dopo la liberazione sono ritornati a casa i fratelli, i cognati. Poi lungo il tempo abbiamo perduto mia cognata, la Nadalini Clara. Ho votato del 1946, perché le prime elezioni ho fatto però un voto solo perché non avevo ancora compiuto gli anni per votare tutti e due. Non ero emozionata, non ero emozionata. E non sono tuttora perché vado sempre avanti con il mio voto di sinistra, finché il campo sarà sempre quello lì. Ma io ho fatto parte, sono stata anche dei congressi, sono stata al quinto congresso provinciale di Bologna, sono stata a un altro congresso che deve essere stato quello nazionale a Imola, siamo andati. Sono andata a dei congressi sindacali, facevo parte al comitato del sindacato e facevo parte del comitato di sessione. Nel 1948, come ci credevamo che tutto fosse appianato, il 2 dicembre del 1948, io, mio papà e mio fratello Cesare siamo stati arrestati di notte, alle 2 di notte, circondata la casa, fatti venire giù,
con pochi vestiti che me avevi. Io avevo poco addosso, poco. Per fortuna che mia cognata che aveva in casa mi ha dato un cappotto. Poi siamo portati a Modena, Santo Femmine, in cella di segregazione, però io nel tempo che siamo stati dentro non ho mai visto né mio fratello né mio papà. Non solo noi avevano arrestato, avevano arrestato altri due di un'altra famiglia, i Baesi di Malcantone, che eravamo molti amici, dicendoci che avevamo ucciso uno sulla via Emilia, che noi non e uno di Modena che non sapevamo nemmeno chi era, ma è stato il pretesto, non era il motivo, perché dentro chiedevano tutte altre cose. Chiedevano i nomi dei partigiani, chiedevano tante altre cose, non quella lì. Quello lì era una cosa, pretesto per farci arrestare, perché noi sapevamo anche chi ci ha fatto arrestare, lo sapevamo. E io sapevo che mi venivano a arrestare perché un signore che abitava, era sfollato a Malcantone, che era lo zio dei fratelli Grascilli, Orlando e Clorindo, non so se li ha sentito nominare, veniva a prendere il latte da noi, aveva sentito due fratelli che erano poi anche quelli suoi nipoti bisticciare insieme perché uno voleva farci restare. E allora lo zio mi disse tutto, dice Liliana ricordati di una cosa, te fra poco tempo ti vengono a restare. E difatti il 2 dicembre ci hanno arrestato. Ci credevamo che tutto fosse appianato, invece noi siamo stati presi e arrestati in quell'epoca lì. Lo devo dire? Sì. Se io sapevo chi aveva ucciso Zavataro, chi aveva ucciso questo, quell'altro fascista, io non sapevo niente, che anche se avessi saputo, dalla mia bocca non usciva niente. Ma non ho mai chiesto al mio papà e al mio fratello cosa chiedevano loro, mai. Perché per me fu un shock, perché io non l'avevo detto con mio padre e mio fratello. Da prostituta, perché avevo i capelli molto lunghi, ero messa così, una notte avevo le gambe nere dal freddo, mi sono venuti a prendere, e allora ha detto uno, guarda Alice, ne avete pescata una? Allora io mi sono alzata su così, ha detto no, e per affari politici, non è una di quelle, però sul momento ero stata presa per una di quelle lì, non era per i vestiti, perché sembrava una zingaretta. Ma le misero le mani addosso? No, mai, solo così, perché diedi un pugno sul tavolo con quelli che mi interrogavano di notte, mi è venuto il nervoso, ho fatto così sul tavolo e allora mi ha fatto lui. Ed era uno dell'investigativa che era San Giovanni. Era un carabiniere dell'investigativa che di stazione era San Giovanni. Il comandante era il maresciallo Cau di Castelfranco, quello che dirigeva, però là ero sotto la scientifica. Quando sono venuta a casa di imprigione, benché ero un tipo forte, è stato un periodo che non andavo più fuori di casa, che fu una mia amica col suo ragazzo, che incominciarono a dire vieni che ti portiamo al cinema Lavino, vieni. Allora incominciai, ma ero rimasta un po' scioccata. Il 48 quando l'ha presa? Sì, perché da mangiare, io non mangiavo. Mi veniva la pipì lì, altre cose lì. Era una cosa che poi la mattina mi venivano a farlo al buio, si chiamava, far pipì e tutto lì, dove ero dentro. Ha capito? Non era un gabinetto, era un coso alto così di legno, se avevo la pipì la dovevo far lì, se avevo altre, quell'altra la faceva la popò, la faceva lì. Poi la mattina mi venivano a aprire la porta e me la facevano pulire. Da Manzolino a qui a Anzola ne prendevano sempre su qualcuno dei partigiani. Ed era chiamato il triangolo della morte. L'idea che noi ci battevamo era per un miglioramento di vita, per una liberazione
e un po' più di benessere nei confronti dei padroni. C'era dei socialisti del Partito d'Azione, c'era degli indipendenti, molti, ma per la lotta erano tutti uniti, per la lotta di liberazione erano tutti uniti. Dopo la liberazione c'è stato i cosi dei partiti, Democrazia Cristiana ha fatto per conto suo, Partito d'Azione ha fatto per conto suo, Partito Comunista ha fatto per conto suo, Partito Socialista idem. Tanti non la ricordano più il passaggio che abbiamo avuto, tanti. E io, mia figlia, mio genero, mia nipote, la pensano come me. E mio marito. Io quando parlo espongo le mie idee, la mia veduta anche di vita. La espongo. Capisco gli errori, però la mia idea è sempre quella e la cambierò mai. Glielo dico sinceramente, mai. Vuole sentirla? Ma io non ho una gran voce perché. Allora, la dico? Sì. C'è una schiera di briganti, di banditi stipendiati, si accaparra gli incoscienti per dei fini scellerati. Con la regia protezione fan gli eroi del buon mercato, contro l'inerme proletariato, compiono vandalità, vandalisti, prepotenti, svergognati, non sarete più pagati, la cuccagna la finirà. So quella lì solo ancora, quell'altra era più lunga.